Mi piace parlare della mia squadra, non mi piace parlare degli altri, ma non facciamo la corsa su nessuno, noi pensiamo solo partita dopo partita a quello che fa, io penso a quello che fa la mia squadra. Oggi per noi è molto importantissimo perché giocavamo e sapevamo di giocare contro una grandissima squadra, perché li ho visti giocare nelle partite precedenti, ha fatto benissimo, secondo me sta facendo un grande campionato, gioca bene. Quindi venire a Potenza e tornare a casa con un punto e con una prestazione a mio avviso ottima da parte di tutte e due le squadre è importante, lo ripeto, le altre non le guardiamo, pensiamo a fare il nostro campionato e pensiamo partita dopo partita. L'Acropolis ormai è già proiettata a guardare altrove e a programmare l'impegnativo e importante campionato di Serie B, diciamolo con molta serenità. No, parlo con molta sincerità, più che serenità, con molta sincerità e dico che il campionato è molto lungo. Non si possono fare programmi futuri se non parlare del presente. Il presente dice che ancora mancano tantissime partite, tutte difficili come è stata questa di oggi, non possiamo permetterci il lusso di pensare in futuro, noi dobbiamo pensare al presente. Il presente dice che il campionato è difficile, partite difficili domenica dopo domenica e l'errore più grande sarebbe quello di pensare al futuro. Noi, io, la società, la squadra, pensiamo al presente normale che poi i tifosi amano sognare, amano pensare al futuro, ma noi non ce lo possiamo permettere, noi dobbiamo pensare al presente. Comunque si è visto un bel Potenza, una bellissima partita, un bello spettacolo. Probabilmente quella indecisione arbitrale, chiamiamolo così, avrebbe sbloccato il risultato. Io ho visto una bella partita da parte, un bel calcio da parte di tutte e due le squadre. Gli episodi fanno parte del calcio e noi potevamo fare gol nel primo tempo, abbiamo preso palo, subito dopo c'è stata la traversa del Potenza. A mio avviso un pari giusto, ripeto, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto volendo, e cercando la vittoria da parte di tutte e due le squadre. Si è vista a mio avviso una bella partita, anche se è finita 0-0, però era importante continuare sulla striscia positiva che sta facendo la squadra. Oggi è stata una grandissima prova di carattere da parte dei ragazzi, quindi il merito va a loro e faccio complimenti anche a Potenza per come ha interpretato e disputato la partita. Mister, 0-0 la Juve Stabia, 0-0 anche il Trapani e il Catanzaro, mentre il Catania ha vinto a Torino. Resta immutato, diciamo, la situazione lì in testa alla classifica. E seconda cosa, te le chiedo tutte e due insieme, hai cambiato la partita nel secondo tempo, il primo tempo 4-2-3-1, che sapeva bene i primi 15 minuti, poi ha sofferto molto il Potenza, passando a 3 è cambiata la partita e la Juve Stabia ha amministrato il gioco, anche se poi nel secondo tempo non ci sono state grosse occasioni. La prima domanda ho già risposto, io non lo sapete, voi mi conoscete, io non penso agli altri, io penso a quello che fa la mia squadra. Quindi non lo so neanche, non so neanche i risultati, penso a fare un campionato importante insieme ai ragazzi per come lo stanno facendo. Il primo tempo abbiamo sofferto, soffrivamo un po' dal lato sinistro perché loro spingevano tantissimo e ci hanno messo un po' in difficoltà. Il secondo tempo ho deciso di cambiare mettendoci con la difesa a 3 e lo ripeto, questa squadra mi dà la facoltà di poter scegliere formazione, moduli, giocatori anche durante la partita senza cambiare magari i calciatori. Ho deciso di mettermi a 3 perché come ho detto soffrivamo un po', poi il secondo tempo è stato a mio avviso solo da parte della Juve Stabia, noi abbiamo sofferto forse qualche calcio piazzato, che i calci piazzati sono pericolosi perché loro hanno degli ottimi tiratori, però a livello di costruzione del gioco penso che sia stata fatta solo da parte della Juve Stabia.